E allora andiamo così. Più o meno. Ci siamo? Sì. Oh, ed eccoci ritrovati. Allora, è da un po' che ho la stampante 3D ormai. Molte parole oggi. Ormai da un po' di tempo che ho la stampante 3D, che mi sta facendo impazzire perché emette un rumore soave, proprio un suono meraviglioso. Ce l'ho qua nelle orecchie che mi sta perforando i timpani. E insomma, mi sembrava giunto il momento di fare un video su che cosa ci faccio con la stampante 3D, oltre a stampare il modello della tesi di laurea. Video su come io affronto la progettazione di un oggetto per la stampa 3D. Come si affronta la progettazione di un oggetto per la stampa 3D? Come si progetta per qualsiasi altro oggetto? Semplicemente si piglia un calibro, un po' di farina 00 e alla fine si ottiene questo. Questo in pratica è un coperchio che ho fatto per il mio registratore portatile, che ha questi microfoni che sono molto fragili agli urti. E siccome io lo uso agganciato alla cintura penzolante, e poi i cavi che mi vanno in giro in mano come tentacoli, questo se ne va sbatacchiando un pochino di qua e di là. Poi lo prendo, lo butto nello zaino con non particolare delicatezza, e quindi mi serviva un qualche cosa che lo proteggesse. Come sono arrivato a questa forma? Vediamo. Allora, per prima cosa ho importato nel mio software di progettazione CAD il disegno preso dal manuale di istruzioni, che opportunamente messo in scala usando il calibro mi consente di avere una base di partenza con le misure sicure. A questo punto, utilizzando gli elementi per costruire il disegno, ho cominciato a ricalcare la sagoma cercando di ottenere un qualche cosa di simile a un tetto a capanna che si agganciasse in questo modo. E come faceva Gianni Muciaccia, io l'ho già fatto, quindi magia delle magie, eccolo qui. Questo qui è il mio coperchietto. Questo coperchietto poi io lo faccio diventare sempre magicamente tridimensionale. Sbam! Ed ecco il mio coperchio. Ora, io lo potevo lasciare direttamente così, ma se io lo lasciavo pieno, praticamente andavo a coprire anche questa zona dove non ho agganci, sia da questo che da questo lato, perché ha questa forma, quindi qua non aggancia niente e qua non aggancia niente, e sarebbe stato materiale inutile. Inoltre non avrei avuto protezione laterale, e quindi ho preferito mettere queste protezioni laterali, e quindi il disegno è sbam, questo qui. Questo è esattamente il primo che ho realizzato, e come si vede è leggermente più grande del disegno raster, quindi questo con i pixel, proprio perché, non essendoci un contorno ben definito, dovevo lasciare un minimo di margine. E quindi all'inizio ho lasciato questo, che pensavo fosse sufficiente, e ho impostato uno spessore di 1,5 mm, pensando che bastasse. Dopodiché questa forma con questo aggancio e questa parte libera, che sarebbero questi, ho lasciato questo spazio qui per permettere a questo asse di poter flettersi per fare il click. Soltanto che con questo spessore è venuto fuori, se lo trovo, è venuto fuori che era troppo flessibile e non si incastrava per niente. Tra l'altro non proteggeva, insomma, neanche si incastra. Quindi cosa ho fatto? Intanto ho ridotto questa dimensione qui, che era troppa, quindi l'ho disegnato direttamente più attaccato. Dopodiché ho inspessito tutta la struttura perché era troppo flessibile, e dopodiché mi sono accorto che queste due ali che avevo inserito potevano essere utili per andare a bloccare questo movimento
qualora avessero toccato questo bordo. E così ho fatto una seconda versione che è più spessa, più stretta e con le ali più profonde. Il click è perfetto, la protezione pure, le ali proteggono lateralmente, non si sgancia, se tiro non si leva, però se faccio così, sì. Quindi comodissimo e perfetto, ma bisogna ora arrivare alla parte di stampa. Per stamparlo bisogna esportare il file su un programma apposito, io uso questo che si chiama Ultimaker Cura, dove si impostano tutte le proprietà della stampa, lo spessore, dei vari layer e quant'altro, e una volta stampato, cioè una volta impostato, l'oggetto viene stampato per strati, quindi così fino a qua. Questi che vedete in azzurro sono elementi di supporto, perché ovviamente siccome si deposita per strati, se qua sotto non c'è niente, questo strato poggia nel vuoto e quindi quando la plastica esce dall'estrusore cade nel nulla. Quindi quando si realizzano elementi orizzontali così, necessariamente va inserito un supporto, che è appunto questo azzurro. Ora, perché ho deciso di stamparlo in questa direzione e non, per esempio, così, che avrebbe richiesto molto meno supporto? Come vediamo, il supporto è soltanto questo qui ed eventualmente questo per questa aletta qua sopra, ma potrebbe anche non servire. Perché, dovendo essere un elemento che si flette, ovvero che fa questo lavoro, utilizzo quello scarso perché si vede di più, dovendo fare questo lavoro, a me serve che le fibre resistenti siano in questo asse. Se io l'avessi fatto così, sarebbe stato come prendere una mensola di legno e invece di avere le venature trasversali da un punto d'appoggio all'altro, le avessi messe così e insomma si sarebbe spezzato. Quindi se io provassi a prendere questo e fare tanti micro taglietti lungo questo senso, nel senso di piegatura, si spezzerebbe molto più facilmente. Quindi nel momento in cui si va a stampare un oggetto che deve avere una certa resistenza strutturale, bisogna tenere conto anche di questo, proprio perché la stampa avviene per strati e quindi è come se andassimo a realizzare un qualche cosa di fibroso. Alessandro, se stai guardando questo video, ti puoi passare il tempo a calcolare qual è lo sforzo di taglio e il momento flettente di questa mensola, di cui poi eventualmente ti darò le misure. A me non va minimamente. Questo modello l'ho poi caricato sul sito Thingiverse. È un sito dove si possono caricare e scaricare modelli per la stampa 3D gratuitamente. Quindi se avete questo registratore e avete una stampante 3D, vi consiglio di provare, perché io lo trovo particolarmente comodo. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Non so quando lo farò, ma so già più o meno di che cosa parlerà, penso sempre sulla stampa 3D. Ciao!